Ricollegandomi a quanto detto prima Pizzarotti, io sono d'accordo sul fatto che questo paese probabilmente ha bisogno di un piano straordinario di assunzioni che andrebbe anche nella direzione di contrastare, almeno per minimamente, la piaga della disoccupazione giovanile. Tanti giovani che dovrebbero essere impiegati all'interno dell'esercito, delle forze dell'ordine, di polizia, una sorta di, diciamo così, intervento keynesiano nell'economia del nostro paese, in modo tale da dare la possibilità a tante persone di avere un lavoro, soprattutto giovani, e di rinforzare quel comparto della sicurezza che comunque nel nostro paese sta soffrendo tantissimo a causa dei ripetuti tagli che ha avuto dai bilanci statali nel corso degli ultimi decenni, direi. Quindi da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo con Pizzarotti. Gli dico soltanto a Pizzarotti che avere 12 persone nei cantieri lavoro mi sembra un po' pochino, ovviamente ognuno poi fa quello che vuole all'interno del suo comune. Noi stiamo lavorando per averne 50, 60, è evidente che non potremo soddisfare tutte le esigenze di tutte queste persone che in questo momento sono disoccupate nei nostri centri urbani. Io parlo per Novara, dove mi sono trovato una situazione con un tasso di disoccupazione pari al 10-11% sul totale della popolazione, quindi diciamo così è altina per un territorio come il nostro, e quindi noi dobbiamo inizialmente pensare a queste persone, è ovvio. Forse abbiamo differenze territoriali, dati territoriali diversi, situazioni territoriali diverse tra Novara e Parma, però io penso che prima di tutto dobbiamo intervenire sulla disoccupazione, sul disagio sociale delle nostre persone.